E questa mattina al Salento Showroom a Lecce si è riunita una giuria tecnica per valutare le idee pervenute nell'ambito del concorso I Am Where I Live, che porta la firma del fotografo Emanuele Spano. Obiettivo finale: realizzare un laboratorio di idee. Una giuria tecnica composta da fotografi, giornalisti e un architetto si è ritrovata al Salento Showroom a Lecce per valutare le idee progettuali pervenute nell'ambito del concorso I'm Where I Live, che reca la firma del fotografo Emanuele Spano. Lo scopo è la realizzazione di una sala di incontro per architetti, creativi e artisti, location ideale per elaborazione di innovativi progetti aziendali, ma anche luogo di aggregazione per giovani professionisti che ricorda nel design il modello della Torre Saracena. Il tutto all'insegna del rispetto per l'ambiente, dell'ecocompatibilità e dell'originalità. Hanno dato il proprio patrocinio l'Associazione dei Commercianti e il Comune di Muro Leccese. Il concorso mira a trovare una serie di soluzioni architettoniche proposte dai partecipanti che vengono un po' da tutta Italia, dai gruppi associati di architetti che si occupano nello specifico di bioarchitettura, per appunto definire un progetto di massima per un laboratorio che ospiti architetti, creativi e artisti e che permetta loro di volta in volta di realizzare i loro progetti legati in particolare ai temi dell'ecocompatibilità e della bioarchitettura. Si riunisce la giuria per la valutazione di queste idee. Qual è l'obiettivo finale del concorso? Beh, quello di premiare se ci sono delle idee giovani, vincenti, che rispettano il territorio, che rispettano tutta una serie di indicazioni che Emanuele Spano ha dato, e con questa idea vincente di utilizzare la sua casa laboratorio per farne un luogo di incontro di artisti, architetti, giovani, giornalisti, fotografi, quindi un punto nel Salento di incontro di eccellenze nei vari settori. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.